La bella che addormentata, la la la, la la la, la la la, la la la, al nome che fa paura, libertà, 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 da un bacino, dai un bacio, vieni qua, dammi un baciotto, un doccio. La bella che addormentata, la la la, la la la, la la la, che fa una libertà. Tu venissi a darmi mano, invece di fare filmati. Libertà. Era noi. Lo sai, le volte e ripenso a quando la moglie di fame. E ritorno a mettermi il zio Bruno quando a 11 anni gli mettiano un orcio pieno di merda sui gropponi così, poi gli levano lo spillo e lo facevano camminare lungo solchi delle piante, dei pomodori e concimavano, no? Per dare il bottino alle piante, e hanno calcolato che questi orci dalle 11 anni mio zio Bruno pieni venivano su 120-130 kg l'uno. Immaginate che quando raccontava il zio, si diceva se cominciava a stare bene andiamo a cominciare a essere mezzo vuoto dopo il camminato. Immaginate un ragazzo non diceva perché il zio Bruno era una macchina di guerra, però la fai finita di sollevare, tu rizzi la polvere e vi andassi le cose dopo, capito? Ti do una... ti pelo, eh! Anche che campi e siete andate bene da Coso, da Castiglioncello, da Rosignano, qui c'è tutti i chilometri, guardate i campi di grano, belli a vedersi da morire, belli tutti che tu vuoi, tutte le stesse. Ti immagini che a arare senza trattore c'è una macchina, l'ara, la semina. Cioè quell'altra la taglia, la fa le balle di fieno, la mette il grano di là. Ma ti immagini il 21, il 1850, tutto con gli animali e con le gambe, a cottrare e arare tutte le colline? A me mi si rizza la pelle. Ma come cazzo faceva? E si lamenta, dice io c'ho l'aria condizionata in ufficio, io non entro, eh. E allora, vediamo. Cerca qui. Perfetto. Adesso è proprio il segreto. Perfetto.
Basta, basta. Qui ci siamo, senti, va. Perfetto, va. Sembri il culo di un bambino. Dai, bellezza. Forza, meglio, dai. Vieni con me. Andiamo, andiamo. Avanti. Forza. Camo. Passa. Vieni. Vieni qui. Guarda che ti do. C'ha paura della cinepresa? Hai paura della cinepresa? Hai ragione, perché io ora ti attiro in un agguato e poi ti fo arrosto con le patatine. No, vieni Pippa, vieni.